Benvenuti su Asset Management, la trasmissione di Le Fonti TV. Oggi parliamo dei mercati finanziari, scenari e prospettive per l'equity e ne parliamo con Diego Toffoli, Senior Portfolio Manager di Intermonte Advisory e Gestione e con Paolo D'Alfonso, Co-Head of Wealth Management di Banca Consulia. Benvenuti. Grazie, buonasera. Grazie a tutti. Ci troviamo in un periodo praticamente di montagne russe perché da domenica, dalle dichiarazioni che sono state fatte dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui rapporti che intende tenere con la Cina in questa guerra commerciale della scorsa settimana, da adesso le azioni hanno cominciato ad avere degli andamenti molto volatili. Sui mercati finanziari c'è stata una forte volatilità. E infatti la guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina sta un po' dando delle caratteristiche appunto di tranquillità sino a prima, quando si sembrava che si potesse raggiungere un accordo, a volatilità adesso, quando l'accordo sembra lontano ancora da raggiungere. Nel complesso i mercati finanziari in ogni caso non scontano una situazione globale, macroeconomica globale, di crescita contenuta. Ma parliamo un po' meglio della situazione di adesso e anche dei rischi che ci sono sui mercati finanziari. Volentieri. Allora, sicuramente il tema della Cina, più che le montagne russe sono le montagne americane, perché in questo caso è stato tutto voluto o definito da Trump in una settimana quante cose possono cambiare. Soprattutto sui mercati c'era moltissima aspettativa che il deal con la Cina fosse ormai una cosa fatta, portata a casa. Questo aveva portato anche a un'accelerazione comunque dei mercati nell'ultima parte di aprile. E poi complice appunto un po' come dire, la forza di gravità dei mercati e contemporaneamente comunque la notizia tutt'altro che tranquillizzante di domenica scorsa, che poi nel corso della settimana, comunque nuovamente sul fine settimana, ha finito per essere ancora più brutta tra virgolette, visto che comunque l'escalation ormai sembra possibile sulla quasi totalità dell'import cinese in America, quindi su cifre decisamente insomma imbarazzanti, ecco, dal punto di vista sia quantitativo per quanto riguarda l'importo del dazio e per l'ammontare delle cifre in gioco, che possono avere una rilevanza molto forte tramite tutti i meccanismi di trasmissione poi dalla Cina alle filiere anche dei paesi dell'area euro, Germania, Italia in primis, che bene o male si trovano coinvolte in questo loro malgrado, in questa situazione, oltre a tutta una serie di altre comunque cose sul tavolo tutt'altro che rilevanti, che comunque magari poi vedremo. Sintofoli, il mese di giugno è un mese abbastanza di varie situazioni che si svilupperanno. Sì, abbiamo tutta una serie di eventi che possono influenzare e decidere quale sarà la direzione del mercato, se potremo quindi ritornare ad un andamento positivo dei mercati o se invece quello che abbiamo visto negli ultimi giorni e l'ultima settimana sarà invece il proseguo dei mercati. Appunto, fino a fine aprile i mercati un po' anche a sorpresa sono saliti quasi del 20% sulle aspettative anche di quello che potrebbero fare le banche centrali, e poi ci ha pensato appunto Trump con questa sua guerra commerciale a un po', diciamo, rompere le uova nel paniere. E quindi adesso questa situazione si sposta su diversi piani. Avremo proprio all'inizio di giugno la BCE che dovrà decidere, dare dei dettagli sul piano del TLTRO. Questo ovviamente, a seconda di quelle che saranno le caratteristiche, potrebbe aiutare i mercati a riprendere un andamento positivo. Avremo poi, ci sarà subito dopo anche la Fed. Come sappiamo nell'anno passato è proprio stato queste dichiarazioni di Powell a far girare i mercati verso ottobre al ribasso, con uno dei ribassi più forti che si vedevano negli ultimi anni.
proprio con questa sua intenzione iniziale di aumentare i tassi e di ridurre, come aveva detto, con il pilota automatico quello che era il portafoglio della Fed. Ed è il fatto è che questi, diciamo, i banchieri centrali sono ormai ben condizionati da quello del mercato, quindi questo meno 20% che aveva fatto a fine dell'anno scorso ha fatto subito cambiare idea al banchiere centrale, che ha deciso quindi di fermare il rialzo dei tassi e diciamo anche su quanto riguarda la riduzione del bilancio della Fed, vedere come muoversi in un modo molto più cauto. E proprio questi saranno i dettagli che ci dovrà dare in questa riunione della Fed probabilmente in questi scenari è più facile che verso la fine dell'anno ci sia un taglio dei tassi americani piuttosto che un rialzo come si aspettava nel 2018. Questo dipenderà da molte variabili macroeconomiche, dipenderà dall'inflazione, dipenderà quindi l'inflazione, come sappiamo, è legata anche all'andamento del petrolio, altra variabile che in questi momenti sta un po' condizionando il mercato. Quindi tutta una serie di elementi che rendono difficile capire quale sarà l'andamento del mercato di giugno. Avremo poi, appunto, a quanto riguarda il petrolio, avremo la riunione dell'OPEC intorno al 25-26 di giugno. Insomma, quindi tutta una serie di dettagli che devono incastrarsi. E anche le europee, esatto, quindi diciamo che non ci mancherà nulla da qui a... Sì, infatti da qui a fine giugno, con l'aggiunta che effettivamente, al di là di tutto, quello che conta molto è anche il linguaggio, i segni, così parlare tra le righe dei banchieri, certo, centrali, perché la cosa di Powell anche recente, nel momento in cui ha utilizzato più volte, perché ormai siamo così all'esegesi, no, delle dichiarazioni delle banche centrali, effettivamente quando ha dichiarato che ha parlato di, diciamo, temporaneità nei dati di discesa dell'inflazione, nuovamente ha rimesso e ha ricreato un po' alcune paure sul fatto che questo auspicato e auspicabile taglio di tassi, che poi in realtà non è solo un tema di taglio di tassi, ma proprio di sostegno vero, quindi intervento sui mercati, che è quello che il mercato finanziario in realtà sta in qualche misura sfidando le banche centrali a partire dallo scorso mese di novembre-dicembre. Ricordiamo quando ci furono, no, le tensioni sul debito di General Electric, e sappiamo bene che ci sarà un picco di rimborsi di bond societari proprio negli anni a venire, 2022-2021, insomma lì comincerà effettivamente a esserci molta necessità di rifinanziamento. E lì in qualche misura o c'è un prestatore di ultima istanza, o altrimenti comunque il mercato nuovamente ricomincerà a fare i conti con queste carenze anche di liquidità, perché adesso poi in un mondo in cui parlavamo prima tra gli algoritmi che spostano tutto in modo estremamente veloce, è un attimo, no, ritrovarsi con la nave sbilanciata tutta dallo stesso lato, quindi tutti gli operatori, che il mercato primario per certi versi esiste poco, quindi tutto si scarica sul secondario e in tempo reale, questo rischia di provocare molta volatilità. Sì, perché oltre a questa politica, diciamo, americana di Trump, che un giorno è una cosa, un altro giorno un'altra, quindi è molto imprevedibile, e in questo si aggiungono anche questo sviluppo tecnologico molto forte che porta i mercati a essere lì, sì, con un pilota automatico, sì, probabilmente, no? Sì, poi un'altra cosa interessante è che sebbene Trump abbia appunto dalla sua parte il fatto appunto di essere un mercato fondamentale, no, per la Cina, perché parliamo di 500 miliardi di beni, no, che vengono importati dalla Cina all'America, però la Cina ha le sue armi che sta utilizzando per contrastare Trump, e due in particolar modo che stiamo vedendo. Uno è la valuta, lo yuan, che si sta deprezzando. Ovviamente da una parte Trump vuole mettere i dazi e dall'altra la Cina tende a deprezzare la sua valuta per rendere i suoi beni più competitivi.
quindi, quindi abbiamo e l'altra arma che abbiamo visto nelle ultime aste, la Cina è il più grosso detentore di treasury, cioè di titoli di debito americano, con 1.150 miliardi di dollari. Ecco, le ultime aste americane non sono state così brillanti come nel passato. Di solito gli Stati Uniti non hanno mai avuto problemi a piazzare i propri bond, essendo l'economia più forte, ma nelle ultime aste il bid cover, cioè la richiesta rispetto a l'emissione, è stata un po' più bassa della media degli ultimi 10 anni. Questo vuol dire, è un piccolo segnale che la Cina sta dando, dicendo attenzione a non tirare troppo la corda, perché io sono il primo acquirente dei tuoi bond e quindi potrei anche decidere di non ridurre il mio acquisto. E questo è un problema per gli Stati Uniti, perché vuol dire gli Stati Uniti, per finanziare il proprio deficit e tutte tutte quello che il programma elettorale anche di Trump ha bisogno di poter piazzare il proprio debito. Quindi a differenza rispetto a prima, mentre la Cina agiva un po' più silente prima, adesso invece sembra usare anche la Cina il pugno duro. Infatti nelle ultime ore dichiarazioni sono quelle che hanno aumentato anche loro, hanno portato dal 10 al 25% anche loro i dazi su 60 miliardi di beni che vengono importati in Cina dagli Stati Uniti, e quindi probabilmente questa situazione la porteremo avanti ancora per qualche tempo, fino a un prossimo incontro tra i due leader, che come diciamo prima si vedranno probabilmente durante il G20 verso fine di giugno, però una data ufficiale per poter discutere proprio del tema dazi non è ancora stata decisa, no? Quindi la Cina sta un po' tirando in là per vedere quali sono i prossimi, diciamo, mosse che farà Trump. Quindi insomma un braccio di ferro di quelli proprio molto intensi e molto combattuti. E in tutto questo i paesi più esportatori, soprattutto pensiamo all'Italia ma anche alla Germania, ci rimettono in questa situazione. Eh sì, perché poi gli impatti, diciamo, delle varie filiere ormai produttive della supply chain a livello mondiale sono anche abbastanza imprevedibili, cioè un singolo prodotto prima di essere portato al consumatore ha talmente tanti di quei passaggi che effettivamente quali siano poi le implicazioni per una singola economia piuttosto che per una singola società comincia a essere anche un po' difficoltoso da stimare. Senza dimenticare in tutto questo che la vera partita non è tanto quella, diciamo, un po' tra virgolette populista dei dazi, quanto comunque il controllo della tecnologia, che insomma questo è un tema che è iniziato a giugno forse dell'anno scorso, tutto il caso Huawei, no? L'arresto del CFO della società cinese, quindi comunque dietro le quinte c'è anche un tema molto molto importante di supremazia tecnologica che l'America sta cercando di rallentare il più possibile. Nel caso comunque gran parte dei dazi andranno a colpire essenzialmente beni tecnologici nelle varie forme, e questo aggiunge, se vogliamo, un ulteriore, no, un po' di pepe alla ricetta, perché sicuramente anche su questo punto l'America per certi versi è anche un po' indietro rispetto alla Cina. Insomma, meno male la tecnologia cinese, questo è stato un punto sul quale il governo è stato molto molto, diciamo, determinato, e ha proseguito e ha portato avanti il suo piano di supremazia tecnologica su vari fronti, da quello dei semiconduttori appunto al 5G, alla robotica. Quindi in questo senso l'America sta cercando disperatamente anche di cercare di contenere il suo avversario. Certo, la Cina ha investito già da un po' di tempo, ha investito tantissimo nella tecnologia, adesso effettivamente molto avanzata anche per l'intelligenza artificiale, per tutte le sperimentazioni che stanno facendo, quindi rispetto agli Stati Uniti probabilmente è un passo
è un passo avanti. Assolutamente sì, in realtà nel loro programma proprio fatto nel 2015 loro hanno in programma di diventare leader in 10 settori entro il 2025. Ecco, vediamo questi settori perché probabilmente saranno anche i settori più performanti. No, come settori nel senso di in alcuni rami della tecnologia, alcuni rami di, come diceva giustamente il collega, l'auto elettrica, tanto e stanno facendo quindi tutto un piano per poter diventare leader, che è partito con l'acquisizione proprio di aziende americane, aziende tedesche, cosa che appunto ha infastidito Trump, ha infastidito anche in parte i tedeschi, perché questo è un portare via la tecnologia che gli americani e i tedeschi hanno sviluppato da anni, no? Quindi un modo per crescere in modo più veloce. Questo ha portato appunto questo atteggiamento degli Stati Uniti per cercare di contrastare, infatti nel piano di Trump, oltre ai dazi, lui vorrebbe dalla Cina che innanzitutto non ci fosse il finanziamento, il sostegno dello Stato alle imprese cinesi, perché comunque è una cosa poco fair per lo sviluppo, e dall'altro infatti questo problema della tecnologia che deve essere per forza difesa dal loro lato e invece possono accedere alla tecnologia, ai segreti tecnologici americani o di altri paesi. Quindi è un bel tema. È un tema caldo che infatti i settori che ne stanno soffrendo di più sono il settore dell'auto. Da noi in Europa, quindi il mercato tedesco, che in cui è molto esposto il settore auto e ha una grossa partnership con la Cina su diversi prodotti tecnologici, ha sofferto parecchio di questa lotta commerciale e questa cosa qui sta portando, l'Europa ne sta subendo le conseguenze più di altre, perché gli Stati Uniti alla fine questa guerra commerciale sta facendo scendere gli listini americani, ma chi sta soffrendo di più sono gli listini europei in questo momento. Sono gli listini europei. E in questa situazione quali possono essere le strategie di investimento? Ma guardi, allora in questa situazione ovviamente di scarsissima visibilità, siccome la scarsa visibilità poi alla fine è nemica dei mercati, l'incertezza non è. I mercati convivono con l'incertezza fino a un certo punto, ma poi quando le sfide, quando le incertezze sul tavolo sono troppo numerose, si fatica un po' a capire la rotta, alla fine finiscono per reagire malamente, quindi riposizionandosi sul basso. È vero è che dal punto di vista, la situazione è un po' paradossale in questo senso, che l'America è sicuramente il mercato che tra virgolette più resiliente da questo punto di vista e contemporaneamente quello che ha anche le valutazioni relative più elevate, soprattutto in determinati settori. L'Europa per certi versi è estremamente a buon mercato su valori sia assoluti, relativi, anche rispetto a medie storiche, e contemporaneamente è quello che patisce di più disaffezione. Io credo che il sottopeso sull'equity europeo abbia raggiunto livelli ormai mai visti da forse un decennio, quindi sicuramente è il mercato meno amato dagli investitori istituzionali, soprattutto americani. Presenta sicuramente in un'ottica di lungo termine delle opportunità di acquisto, perché vediamo delle valutazioni in giro veramente sacrificate, e contemporaneamente sul breve è quello che probabilmente patisce di più, proprio perché quando le cose diventano complicate sul mercato, gli investitori, che sono prevalentemente poi alla fine americani, riportano i soldi in casa e tutti gli investimenti fatti fuori, sono un optional per loro. Quindi questo è un po' il paradosso col quale dobbiamo fare i conti. Toffoli è d'accordo su... il problema appunto è proprio questo, no? La visibilità sui mercati è veramente ridotta, questi continui cambi di fronte e dichiarazioni rendono difficile prendere delle posizioni sul mercato.
Solitamente diciamo che nelle fasi di incertezza è meglio posizionarsi magari su titoli difensivi come potrebbero essere delle, le utilities o come potrebbe essere il settore dell'healthcare, mentre però questo dipende sempre appunto da queste dichiarazioni dei nostri di Trump o meno, perché un aggiustamento della situazione macro dal punto di vista della guerra dazi potrebbe invece riportare l'interesse proprio su quei settori che adesso sono più penalizzati, quindi sul settore auto, sul settore industriale. E dall'altro abbiamo appunto il settore dei finanziari. I finanziari sono a delle valutazioni fondamentali veramente a buonissimo mercato, però sono anche quel settore che nelle fasi di incertezza subiscono un po' più di prese di profitto, comunque di debolezza. Anche qui su questo lato sarà importante vedere invece sull'altro fronte quali saranno le azioni delle banche centrali, quindi un TLTRO da parte di Draghi più abbastanza consistente e forte potrebbe essere un buon punto di partenza per far riprendere il settore finanziario. E quindi più settori legati all'economia diciamo europea, quindi diciamo domestica, quindi rispetto invece a quelli che possono essere i settori legati più all'export. Quindi anche quella è una variabile da tenere conto all'inizio di giugno oltre a, ad esempio, anche sul settore invece energetico, anche qui dovremmo stare attenti alla variabile del petrolio. Come abbiamo detto prima, il 25-20, fine mese di giugno ci starà l'OPEC, il petrolio è passato, ha perso da quasi $70 al barile, è arrivato a 60 nel giro di poco tempo e ha penalizzato tutto il settore. Quindi, quando teoricamente peraltro c'erano tutte le condizioni per fare bene, quindi anche in questo caso poi i mercati ormai sono sempre più efficienti, l'anticipo sull'anticipo ti portano poi in una situazione che apparentemente di schizofrenia sul mercato, cioè i problemi in Venezuela, l'inizio delle nuove sanzioni diciamo all'Iran, problemi in Russia su un oleodotto, la Libia comunque che sta subendo, che è importante anche per insomma anche l'ENI, insomma molto. Beh, direi quindi che insomma ci sono numerose incognite che comunque già a partire dal prima metà di giugno qualcuna dovrebbe risolversi, no? Almeno si dovrebbero avere delle risposte. Siamo arrivati al termine della nostra puntata, ringrazio molto i nostri ospiti Diego Toffoli, Senior Portfolio Manager di Intermonti Advisory e Gestione, e Paolo D'Alfonso, Co-Head of Wealth Management di Banca Consulia. E arrivederci a tutti alla prossima puntata qui sulle Fonti TV.